Allora, oggi faccio una nuova recensione, non di un libro narrativa come faccio di solito, ma di un libro vero e proprio che tratta di uno dei miei autori preferiti. Lui è un autore che vende milioni e milioni di copie in tutto il mondo, è considerato il re dell'horror, per quanto riguarda la narrativa, di oggi, da alcuni considerato l'erede di Edgar Allan Poe, che sia discutibile o meno quest'ultima parte, ve la lascio a commentare a voi. Lui si chiama Stephen King, questo libro è stato scritto in suo onore, è enorme, gigantesco, interamente a colori, ovviamente dentro ha delle pagine cartonate che adesso vedremo, costa tantissimo, costa 40 euro, ma tratta veramente di tutta la sua vita, la biografia, insomma, è veramente uno spettacolo. Allora, al suo interno questo libro presenta tantissime informazioni, come appunto c'è scritto scritti autobiografici, lettere, fotografie, disegni inediti e molto altro ancora. La cosa bellissima di questo romanzo, cioè, scusate, di questo libro, è che oltre alla moltissima biografia, vedete ci sono moltissime immagini, eccolo Stephen King in una foto da giovane, quando era ancora quasi carino, adesso è un mostro. E trovate, ecco qua, all'interno dei disegni, ecco, vedete, queste cose sono dei disegni inediti, fatti probabilmente da lui con tutte le sue correzioni sotto ai paragrafi che scriveva a macchina. Infatti vedete qua, lui prima scrive a macchina, poi dopo con la penna, insomma, matita e penna, fa delle correzioni. Questo qua addirittura è un piccolo quadernino riprodotto, ovviamente, come ce l'aveva lui, e dentro ci sono i suoi scritti, come se fossero gli appunti originali del re di questo genere, di Stephen King. Le pagine sono numerate, ve l'avvicino un po' per farvi notare la scrittura. Molto piccola, molto disordinata, direi dire, un po' spigolosa, però c'è di tutto, veramente. Ci sono dei disegni, ci sono gli appunti. Per gli amanti di Stephen King, questo qua è un articolo veramente da non perdere. Anche lì, ripeto, se costa 40 euro, però sono 40 euro benedetti. Questi qua sono, ecco, vedete, altri appunti. Sono veramente molto interessanti perché è come se ci si impicciasse degli appunti di uno degli autori, degli scrittori più famosi, più pagati del mondo, più pagati, più famosi, più quello che vi viene nel cervello, perché Stephen King è forse insieme e non dopo prima. Di Ken Follett, Wilbur Smith, è uno degli autori più in gamba del mondo. Qua vediamo una fotografia mentre firma un autografo a un bambino. Ci sono veramente, ecco qua, Stephen King, cazzarola, mentre sta cantando qua una canzone, eccolo qui al microfono. È una scena orribile, che è molto brutto Stephen King, però è molto bravo. Eccolo qui che tiene per esempio qua un premio. È bruttissimo, però vi ripeto, è il re, è uno dei re del suo genere. Volevo farvi vedere altri documenti per quanto riguarda questo autore. Questa qua è una copertina disegnata da lui agli esordi. Stiamo parlando degli esordi quando ancora non era quasi nessuno, diciamo, perché è sempre stato qualcuno. Vedete qua, fiumi e fiumi di appunti per quanto riguarda questo autore. Vedete come scrive, fronte e retro, scrive tantissimo. Ecco perché. Questo che cos'è? Ecco, questa è una lettera al suo editore, Dear Editor. La sua firma alla fine. Ci sono dei documenti abbastanza anche privati, perché all'interno ci sono, mi sembra di aver visto tipo la sua carta d'identità, una cosa del genere. Tutta riprodotta, ovviamente è un facsimile, può mettere la sua carta d'identità vera, però ci sono, ecco, questo qua è The Shine, questo qua è l'inizio by Stephen King, vedete, Shine by Stephen King, qualche appunto, e poi inizia la stesura. Vedete qua, ci sono dei pezzi sbarrati, con degli appunti laterali. È molto interessante perché per chi sa l'inglese come quasi prima lingua, diciamo, quindi non fa il caso mio, è bello leggere il romanzo per vedere qual è stata la parte, diciamo, scelta, la strada che ha preso per poi, appunto,
appunto portarla fino alla pubblicazione e vedere poi precedentemente che cosa aveva scritto e che cosa quindi aveva scartato. Quindi, ripeto, per gli amanti di Stephen King, questo libro, questo non so, è un'altra, un altro appunto con una sua scrittura, per i fan accaniti di Stephen King, questo è veramente un ottimo libro per inficiarsi più che altro, perché leggere come se fosse leggere il romanzo. Ecco qua, questo qua anche è un'altra, è l'inizio un po' sporco appositamente qua di inchiostro proprio per riprodurre quello che è negli appunti veri dell'autore. Che dire, questo libro è questa scena è abbastanza ambigua perché sarà la sua moglie, amante, boh, vabbè, però sta giù. Comunque, ecco, qua ci sono altri, vi ho fatto già vedere questi, non credo. Ecco, questo qua addirittura hanno fatto finta di fogli bucati, proprio per riprodurre al massimo quello che è degli appunti veri dell'autore. Insomma, questi qua sono pagine veramente molto interessanti. Quindi, questo libro parla della sua vita, della sua carriera, della sua scrittura, dello stile, dei libri che ha scritto, dei periodi in cui non poteva scrivere, per esempio quando è stato preso sotto, quando è stato investito. Questo anche è l'inizio di un altro dei suoi romanzi, delle sue passioni, insomma delle sue paure addirittura, perché si dice che Stephen King abbia paura del buio, comunque sia di questa situazione qua, e per esorcizzare la sua paura scrive romanzi per quanto riguarda il terrore. Questo ovviamente è un personaggio che tutti conosciamo perché è It, il pagliaccio che ci ha fatto cacare sotto a tutti da quando eravamo piccoli, io ancora ho paura. Questi sono altri appunti, Castle Rock, vedete, sempre in forme però diverse, perché questi sono appunti su fogli bianchi con la macchina a scrivere, altri fogli gialli e penna, altri fogli verdi e penna arancione. Ci sono anche altre fotografie di quello che sono, ecco, sono le copertine dei suoi romanzi. Dicevo, comunque sia, questo libro è un po' un resoconto di tutta della sua carriera. Questa qua è la spettacolare copertina, nell'unica foto in cui Stephen King è venuto bene, dove sembra un uomo affascinante, quasi. È stato pubblicato, sì, dalla Mondadori, da una delle sue filiali. Ve lo consiglio, veramente, ve lo consiglio perché c'è tutto quello che riguarda uno degli autori più forti del mondo. Ha scritto tantissimi romanzi, indipendentemente se abbia dei ghostwriters o meno, questo ormai è un discorso a parte, perché siamo tutti convinti che i grandi autori, anche quelli italiani come Andrea Camilleri per esempio, siamo convinti che abbiano per forza di cose dei ghostwriters, perché non è possibile scrivere un romanzo all'anno di quelle dimensioni, di quel successo, di quella cura, insomma sono talmente curati bene che un anno di lavoro nemmeno, insomma, lascia intendere che c'è un aiutino dietro. Ora, se c'è veramente o meno, questo purtroppo non lo sapremo mai probabilmente, però è bello illudersi che siano loro proprio a scrivere questi romanzi. Comunque sia, vi ripeto, questo libro parla soltanto di Stephen King, ci sono all'interno tutti i suoi appunti un po' più famosi, i video, vedete qua, sono raccolti in queste bustine. Il libro costa tanto perché ci sono queste bustine all'interno delle quali ci sono gli appunti. Tutto a colori, veramente un bellissimo libro che vi consiglio. Quindi per tutti i fan accaniti di questo autore non potete perdervi tutto su Stephen King. Questo qua è il nome. Farò poi a breve una recensione anche sul libro It, che devo finire di leggere, che sono 12.400 pagine, quindi ancora sto poco più della metà, quindi appena finirò questo romanzo, insomma, di Stephen King, ve lo recensirò molto volentieri.